Santi Filippo e Giacomo, due grandi apostoli dei dodici. San Filippo di Bettisaida, si sa poco e niente, però che sia morto martire senz'altro. Mentre di Giacomo, il minore, da non confondere con Giacomo il maggiore, che fu ucciso nel 42, mentre Giacomo il minore nel 60, il 62 e il 66. San Filippo martirizzato con la testa in giù, mentre Giacomo, il minore, quello che si è scritto la lettera esortativa, addirittura con situazioni moderne, è attualissimo ed è stato vescovo di Gerusalemme. E è stato il capo del primo concilio di Gerusalemme. Si festeggiano lo stesso giorno perché abbiamo le reliquie della nostra Basilica dei Santi Dodici Apostoli a Roma. E manco a farla apposta il Vangelo scelto per loro è quello di Giovanni, che brani che abbiamo letto giorni fa e che precedono la parabola della vite nei tralci. Lo leggiamo. E capitolo 14, dai versetti 6 a 14. In quel tempo Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Fin da ora lo conoscete, lo avete veduto, gli disse Filippo. Signore, mostraci il Padre e questo ci basta, gli rispose Gesù. Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me, ma il Padre che è in me compie le sue opere. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, anche chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. Qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualcosa nel mio nome, io la farò. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. In questi pochi versetti vorrei sottolineare due cose. La prima, che salta subito agli occhi, che Gesù è unito così al Padre che è nella divinità, cioè non è soltanto uomo, ma soprattutto è Dio,
Dio fatto uomo. Per cui, per conoscere il Padre, bisogna conoscere il Figlio. E il Figlio si fa conoscere per le opere che fa. E afferma che quello che sta operando è perché il Padre glielo sta ordinando. Evidentemente il Padre è superiore al Figlio in questo momento, perché nella natura umana è inferiore al Padre e deve ubbidire al Padre e fare le opere che il Padre gli dice. E quello che dice non lo dice da se stesso, ma lo dice perché l'ha sentito dal Padre come Dio. E qui, ecco, appare chiaro che l'umanità dipende da Dio. Dio non dipende da Dio, ma dipende da se stesso, anche se è distinto in Padre, Figlio e Spirito Santo. Infatti, subito dopo, farà la promessa dello Spirito Santo e già si intravede quando dice, ecco, la seconda cosa che io vorrei sottolineare, chi crede in me farà le stesse opere che ho fatto io e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. E dirà, se io non vado al Padre, non vi posso mandare lo Spirito Santo, devo andare al Padre, raggiungere la sua gloria, o meglio, avere esaurito il suo scopo umano nel dare tutto se stesso in maniera dolorosissima, e non poteva farlo se non come uomo. Come Dio non può soffrire, non soffre, ma come uomo. Allora il suo compito è di dimostrare l'obbedienza al Padre come Figlio della persona di Gesù Cristo, Dio fatto uomo, ma poi mandare lo Spirito Santo completata la sua passione e morte, quando ha detto tutto è compiuto, ormai tutto è fatto. E quindi sgorga poi, attraverso la lancia del centurione, sangue ed acqua, il battesimo e l'Eucaristia, chiari, acqua, battesimo, sangue, Eucaristia, e poi lo Spirito Santo. Però la seconda cosa, chi crede in me farà le stesse opere che ho fatto io, perché unendo Dio, l'umanità nostra a se stesso, facendo una cosa sola, Gesù qua il Padre fa una cosa sola tra noi e Gesù, Gesù fa una cosa sola con noi e poi ci ordina di fare una cosa sola con gli altri, perché è l'umanità chiamata all'unità, tanto unità che i discepoli, anche se in continuo cammino di perfezionamento, faranno le stesse opere di Gesù e anche di più grandi. Infatti attraverso i secoli abbiamo visto come Gesù ha operato attraverso i santi, la Vergine Maria, sua madre,
attraverso miracoli strepitosi, più ancora di quelli che ha fatto lui, perché sono stati sempre limitati a Israele, mentre ora in tutto il mondo dove è conosciuto il Vangelo si hanno gli stessi segni, le stesse opere che ha fatto Gesù Cristo, e ancora di più grande. Ricordiamo allora queste due sottolineature che sono poi la stessa cosa. Che unita al Cristo è unita al Padre, e uniti al Cristo e al Padre siamo uniti con lo Spirito Santo per essere garantiti, fortificati, rinnovati e potenziati anche la nostra povera umanità, che in questo senso viene divinizzata. Amen. Alleluia. Alleluia. Una grande benedizione. Che sia miracolosa. Se crediamo in Dio, perché ci ha glorificato il Padre per mezzo di Gesù Cristo, che con lo Spirito Santo opera dentro di noi e al di fuori di noi. Che il Signore ci conceda la grazia con un miracolo grandioso, che cesse questa pandemia. Gesù ci ha affermato che chi crede in Lui può fare le stesse cose e ancora di più grandi. Quindi potremo fare con noi, credendo in Gesù, questo miracolo portentoso. Quindi riceviamo questa benedizione, che sia miracolosa per tutti. Il Signore sia con voi. Signore, vi custodisca, vi protegga. Signore, faccia risplendere su di voi il suo volto e vi dia la sua misericordia. Signore, rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace e la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre, specialmente su quelli che soffrono, per quelli che l'assistono, per le persone sole, abbandonate, o come si dice, scartate. Perché per l'intercessione di Maria Immacolata, Madre nostra, e l'intercessione di San Giuseppe, patrone e custode della Chiesa, per i santi, San Francesco, Sant'Antonio, San Filippo e San Giacomo, tutti i santi e gli angeli, con a capo San Michele Arcangelo, perché possiamo essere liberati, soprattutto dal peccato, e poi da tutti gli altri mali, come Gesù ci ha suggerito nel Padre nostro. Non abbandonarci alla prova, alla tentazione, ma liberarci dal male, da ogni male. Amen. Alleluia. Alleluia. Alleluia.